Lo stadio è pieno, l'atmosfera è quella delle grandi occasioni, Agropoli vive il torneo internazionale ancora una volta, dopo 34 anni, sempre alla stessa maniera. Antonio Inverso, il grande organizzatore del torneo internazionale, il Giovedì Santo è sempre il Giovedì Santo e Agropoli si ferma. È dal primo anno che dura questa tradizione del giovedì e ormai siamo alla 34esima edizione. Effettivamente penso che tu ti ricordi bene, perché eri piccolino e già arbitravi o addirittura facevi interviste con la grande tele Agropoli. Quindi a Shevchenko, la prima intervista italiana a Shevchenko l'ha fatta lui, abbiamo filmato, quindi non ci possono smentire. Ma al di là della storia resta la realtà, nonostante i tempi di crisi, di una manifestazione che ancora porta molta gente ad Agropoli. Gli hotel sono pieni di Agropoli, tutti quelli di Agropoli, di Pestum e di Santa Maria. Questo credo sia il lato più importante del torneo, al di là di tutti gli altri aspetti. Probabilmente ci sono anche lacune organizzative di risultati, tutto quello che vogliamo, ma il torneo ha un solo scopo: far divertire i bambini. Nessuna squadra al torneo internazionale di Agropoli ha mai pagato un'iscrizione, perché è nata come una festa e una festa deve rimanere, è la festa dei bambini. Antonio, in pratica anche sugli spalti oggi grandi personaggi, da Gianfranco Coppola della Rai a ex giocatori di Serie A, B, dirigenti federali, c'è di tutto e di più. Prima ha giocato l'Agropoli, neanche a farla apposta abbiamo detto, Clara ha esordito in casa in una partita internazionale, visto che lui viene dalla Serie Argentina. Argentino, sì. Sì, abbiamo anche altri ospiti, abbiamo anche per esempio un membro del governo colombiano che farà il gemellaggio con Agropoli, la città di Manizales, e porterà molte squadre l'anno prossimo. E abbiamo anche avuto ieri la visita inaspettata di un ex calciatore della tua squadra, che è Zambrotta. Abbiamo il papà e la madre qua, la sua scuola calcio di Como partecipa al torneo, si vede che sia una squadra molto organizzata, molto professionale, scuola calcio Milano ovviamente, e anche questo è un ospite importante, no? È stato un ospite importante. E quindi, a parte gli ospiti, il torneo è ancora molto quotato e abbiamo dovuto rinunciare, purtroppo per motivi di gestione, era impossibile, a tante altre squadre, soprattutto dell'Interland napoletano. Ci dispiace, ma oltre a questo non possiamo andare, siamo più di 100. L'ultima battuta. Nel corso di 34 anni, cosa ha dato al nome di Agropoli questo torneo? Ma sicuramente in termini di tutto, io ricordo i primi anni, te li ricordi pure tu, che le famiglie ospitavano tutti i ragazzi, un anno ben 150 famiglie di Agropoli, hanno ospitato due ragazzi a testa, quindi 300 ragazzi in famiglia dell'est Europa, è rimasta nel tempo, si scrivono ancora ragazzi, cantano sugli spalti che adesso sono grandi, si iscrivono ancora, ma soprattutto vedevo piangere le famiglie quando andavano via i ragazzi. Questo è un aspetto al di là del calcio che ci ha fatto sempre piacere. Lo stesso Shevchenko nelle interviste ha ribadito questo, che era stato trattato benissimo ad Agropoli dalle famiglie agropolesi. Allora, un messaggio pasquale ai nostri telespettatori. Bene, un augurio a tutti chiaramente di un'ottima Pasqua, di una festa come questa dello sport che sia anche nelle vostre famiglie. Speriamo che questa tradizione del torneo duri ancora nel tempo.